Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video che è un video news delle news del canale. News numero 1. Allora, come prima news vi dico subito che tornerò con i video outfit e face of the day. Questo perché mi sono accorta, soprattutto in questi ultimi mesi, quindi quelli di novembre e dicembre, che sono ritornata a truccarmi molto di più rispetto a come facevo prima, e questo mi piace tantissimo. In più ho cominciato ad abbinare in maniera differente le cose che ho nell'armadio e cerco di non mettermi sempre la tuta, ecco. Quindi mi sembrava carino ritornare, diciamo, un po' come i vecchi tempi a rifare queste tipologie di video. Quindi già ne ho registrato uno ieri e quindi niente, lo vedrete prestissimo sul canale. Seconda news è ritornare assolutamente con delle recensioni, però ho pensato di farle in un altro modo rispetto alle recensioni normali, ovvero vorrei, una volta che mi si presenta, diciamo, di provare un prodotto, che sia un prodotto beauty, un prodotto make up, un prodotto per i capelli, un prodotto, qualunque tipologia di prodotto che riguardi la persona, vorrei farvi come una sorta di prova su strada, vedere, diciamo, se durante la giornata magari può modificarsi, se può andare via, se rimane, la durata del prodotto, la scrivenza del prodotto, quello che diciamo succede quando apriamo un prodotto per la prima volta. Ecco, io vorrei farlo con voi, cioè ogni volta che mi ritrovo magari a dover utilizzare un prodotto per la prima volta vi faccio una recensione, tra virgolette, in maniera tale che voi possiate vedere subito di primo impatto la prima volta com'è realmente quel prodotto. Quindi torniamo anche qui con le vecchie recensioni. Terza news, che in realtà non è una news, ma tornerò con i vlog. Cercherò di fare vlog maggiormente il fine settimana, perché ovviamente durante la settimana non è che faccio chissà che cosa. Quindi tutti i fine settimana vi vloggerò e ovviamente saranno vlog più o meno lunghi a seconda che faccia più o meno cose. Ovviamente se vedo che il sabato faccio tante cose e il vlog è già abbastanza lungo, ve ne farò due, quindi vi metterò il vlog del sabato e il vlog della domenica. Quindi ritorno anche con i vlog che a voi vi piacciono tanto. Quarta news è tornare a fare video di cucina. Io avevo fatto dei video di cucina, ma stiamo parlando video molto sporadici, ecco, maggiormente vi faccio vedere quello che cucino nei vlog, però questa volta ho deciso di fare proprio dei video specifici sulla cucina, ovvero su quello che cucino io. Non saranno ovviamente dei video particolarmente wow, nel senso video che non avrete mai visto, figuriamoci. Però ecco, visto che a me piace tantissimo fare dolci e visto che ho delle ricette da fare, vorrei farvi vedere proprio le ricette che io faccio. Vorrei farvi vedere le ricette, appunto, che faccio durante l'arco delle mie giornate. Sono delle ricette che non sono di mio pugno, e questo io lo dirò sempre nei video e l'ho sempre detto, sono delle ricette che non sono di mio pugno, sono delle ricette che io prendo da internet, da YouTube, da Facebook, le prendo un po' in giro, anche nei giornali, nelle riviste, eccetera. Poi io me le scrivo e poi le rifaccio. Ci sono ovviamente delle ricette che mi vengono meglio di altre, questo è assurdo. Cioè, penso che sia anche una cosa normale, però vi dirò sempre da dove ho preso quella ricetta, in maniera tale che potrete vedere il video originale
Anche in questo caso, come per quanto riguarda le recensioni, saranno dei video che io farò proprio per farvi vedere se seguendo una determinata ricetta in un determinato modo viene esattamente come è stata fatta dall'originale, diciamo. Questo perché? Perché a me è capitato spesso di fare delle ricette che magari ho visto da altri canali o da libri o da giornali e non mi vengono. Oppure mi vengono in maniera diversa, di consistenza, eccetera. Quindi anche questo è un modo per vedere quali sono realmente i canali informativi da cui prendere appunto informazioni su ricette, eccetera, che siano più attendibili e più positivi possibile. News numero 5, ed è l'ultima, poi vi lascio. News numero 5 è che tutti i video che caricherò usciranno tra le 14 e le 15 di pomeriggio. Mi sono data un orario perché se no mi trovavo a condividere video alle 11 di sera, a mezzanotte, alle 6, no. Diamoci un orario, così almeno siamo tutti più seri, tutti più seri. Oh, ho già detto seri, sì. Siamo tutti più seri e più organizzati, ecco. Allora, tutti i video usciranno tra le 14 e le 15. Poi se ci saranno delle modifiche o a volte non usciranno in quegli orari, ve lo farò ovviamente sapere, non vi lascerò, diciamo, senza informazioni e soprattutto cercherò di caricare tra i 2 e i 3 video a settimana. Molto probabilmente riuscirò a caricarne 2, però quando ve ne carico 3 ben venga a voi, insomma, così ci avete più cose da guardare. E spero che questo incentivi in voi la voglia di interagire tra noi. Sesta news: voglio fare dei video ask. Allora, io ho sempre amato i video ask perché secondo me sono quei video che riescono a fare chiarezza e mettere, diciamo, in luce tutte le caratteristiche dello youtuber o della youtuber, e io amo tantissimo guardare video ask perché mi fanno capire chi ho di fronte, se quella persona è effettivamente come si presenta, se invece ha un copione, se va a ruota libera come faccio io, che infatti si dimentica le cose, se è costruita, eccetera, architettata, oppure se è vera. Ecco, io amo i video ask, quindi vi chiedo a voi, perché i video ask dipendono da voi, non dipendono decisamente da me, non è che mi faccio le domande e mi do le risposte, ecco, come Marzullo, non sono Marzullo, quindi ci saranno anche dei video ask. Ora, io i video ask vi farò dei mini video, cioè tipo informazione di servizio, in cui appunto vi dirò scrivetemi i commenti qui sotto per un eventuale video ask, oppure vi metterò una foto su Instagram, quindi seguitemi su Instagram se ancora non mi seguite, perché lì sono molto più attiva rispetto al tubo. Infatti sto cercando, mi sono organizzata in questo modo in maniera tale da essere attiva in entrambe le cose, nel profilo Instagram vi metterò delle foto dove appunto vi chiederò di farmi delle domande per il video ask, quindi guardate anche Instagram perché anche lì sarò molto più attiva. E niente, queste sono tutte le news, io spero di non avervi annoiato, spero che questo modo che ho di organizzare il canale a 360 gradi, perché non è solamente un focalizzarsi su una cosa e portare avanti quella, ma è un dare un 360 gradi di personalità al canale. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, commentate qui sotto, se vi piace questa organizzazione mettete tanti like, come sempre, iscrivetevi al canale perché appunto se ci sono delle news è bene che voi siate iscritti al canale, se vi piace questo modo di organizzazione, e niente, noi ci vediamo al prossimo video.